Yep, ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo e benvenuti nella modalità My Club di PES 2015. In questo video non farò partite, ma vi spiegherò un po' cosa so io di My Club. Dunque, entriamo. Allora, all'inizio vi si chiederà di scegliere la divisa, lo stemma, la squadra. Lo stemma, la squadra in sostanza. Vi daranno la divisa di quella squadra e lo stadio invece sarà a vostra scelta. Qua intanto vi fanno vedere anche i valori dei giocatori, gli app dei giocatori e va bene. Poi vi sceglierete anche il nome della squadra e potete scegliere la nazionalità dei giocatori iniziali. Naturalmente non saranno fortissimi, saranno fino a un 64-65 di overall. Quindi nulla di che. Per quanto riguarda le stagioni, ci sono vari tipi. Poi c'è questo bonus giornaliero che vi viene dato ogni qualvolta effettuate l'accesso. Anche se non andate, rientrate il giorno dopo, comunque vi dà questo bonus, perché io non mi sono connesso ieri né neanche l'altro ieri, comunque mi ha dato il bonus, quindi non è proprio giornaliero. In base alle vostre, a quando entrate su MyClub vi dà il bonus, diciamo una sorta di bonus benvenuto. Comunque, messaggi in arrivo, vediamo cosa c'è. Hanno dato, cos'è questo? 10.000 GP per cosa? Non ho capito niente. Per dell'inconveniente hanno detto 10.000 GP, vabbè, grazie. Comunque, allora, andiamo sulle partite, abbiamo le divisioni sim contro il computer, Coppa Challenge online contro Coppa Challenge contro il computer, competizioni MyClub. Allora, nelle divisioni sono quelle classiche di foot, faccio riferimento a foot per un paragone, siccome la modalità più usata di FIFA. Le divisioni sono quelle classiche. Poi le divisioni sim, nel quale voi scegliete la squadra, però guardate la partita senza giocarla. Un po' una perdita di tempo, perché non passa il tempo come se state giocando, però effettivamente non state giocando, state solo guardando la partita dei computer. Quindi non so se convenga tanto, vabbè. Contro il computer a livello medio, Coppa Challenge online, le coppe. Coppa Challenge contro il computer, competizioni MyClub, dovrebbero essere tipo le divisioni, però diverse. Infatti ci sono delle competizioni, ora non ci sono, metteranno degli avvisi sicuramente per le competizioni. Comunque queste sono le partite, qua c'è la schermata delle statistiche, qua le sconfitte, vabbè, mi sono disconnesso, divisioni sim, completamente MyClub. Obiettivi, ci sono anche gli obiettivi. Hai disputato una competizione, hai ingaggiato un giocatore da maggior agente, hai ingaggiato un giocatore da maggior agente top, hai rinnovato il contratto a un giocatore con GP, hai rinnovato il contratto a un giocatore con monete MyClub, hai rinnovato il contratto di un allenatore con GP. Allora, ora passiamo alla valuta di MyClub. Sopra in alto, accanto all'esperienza, abbiamo i GP e le monete MyClub. I GP si ottengono giocando partite, le monete MyClub si ottengono con obiettivi, comprandoli e con i bonus giornalieri. Anche i GP si ottengono con i bonus giornalieri e gli obiettivi. Però con le monete MyClub voi pagate di meno. Invece con i GP pagate in maniera normale. Però i GP sono quelli che si fanno più facilmente rispetto alle monete MyClub. Vi faccio vedere lo store delle monete. Allora, questo è il listino, questi sono i prezzi, ditemi voi cosa ne pensate, scegliete voi se vi conviene oppure no. Io dico che è meglio con i GP, perché si fanno con le partite. Partite che si fanno in vari modi, con le divisioni online tipo foot, divisioni sim, questo in pratica voi trovate un avversario, il computer gioca per voi, vi fa giocare, vi fa vedere tutta la partita. Non giocate, fate solo la squadra, le formazioni, praticamente è quasi inutile a parer mio. Poi abbiamo la partita contro il computer, classica, la challenge, le coppe, contro
contro altri giocatori veri e contro il computer. Poi abbiamo delle competizioni MyClub, al momento non ci sono competizioni. Metteranno degli avvisi sicuramente quando ci saranno delle competizioni. Poi bisogna disputare le partite per poter giocare. Per esempio vediamo qui, facciamo qui. Bisogna fare tutte le partite, se non erro, per poter disputare la tutte le partite della stagione in pratica. Ci sono 10 partite, bisogna disputarle tutte 10. Diciamo un po' scocciante a parere. Ora andiamo al schema di gioco e la gestione squadra. Prima gestione squadra, poi vi faccio vedere lo schema di gioco. Allora, questa è la vostra squadra, questa è la mia squadra ad esempio. Il modulo è il 4-2-2-2 e si basa in base all'allenatore. Ogni allenatore ha il proprio modulo. Poi abbiamo lo spirito squadra, che aumenta se voi giocate più partite con la stessa squadra, e aumenta anche se mettete giocatori della stessa nazionale, squadra della stessa lega. E se mettete, poi c'è la forza della squadra, che cambia in base ai giocatori che andate ad inserire in squadra. Poi abbiamo i costi totali 170, si può arrivare fino a 360. Naturalmente se avrete i giocatori del calibro di Ronaldo, Messi, giocatori forti, i costi totali li eviteranno. Ed ogni allenatore ha i propri costi totali. Qui abbiamo i sostituti fino qui e poi le riserve. Cambiando un po' si possono vedere anche le facce dei giocatori. Per esempio questa assomiglia a Gattuso, questo è Neuer e questo è Götze. Si può vedere anche dove gioca, Bayern, di che nazionalità argentina. Poi vedete questi cerchietti qui rossi, vuol dire che ha una buona intesa. Poi con il quadrato su PlayStation apriremo il menu della gestione. Abbiamo i dettagli, cambiamenti alla squadra, svincola, in pratica vi vende il giocatore, rinnovo del contratto, rinnovo giocatore per squadra, rimuovi giocatore, recupera resistenza singola. Allora, il rinnovo del contratto dipende anche dal giocatore. Per esempio con Neuer dobbiamo spendere 3.800 crediti o 126 monete GP per rinnovarlo per 10 partite. I giocatori più scarsi naturalmente si paga di meno. Poi col triangolo abbiamo il menu della squadra, c'è anche la recupero resistenza a tutti e si può recuperare solamente con delle carte, che si hanno nel club. Per esempio io ora non ho recupero resistenza a tutti, potrei pagare con monete GP, però non mi interessa al momento. Per far recuperare la resistenza ai giocatori potete scambiarlo oppure, come ben detto poco fa, utilizzare le carte. Ora passiamo allo schema di gioco, c'è poco da dire, va bene, sono le solite tattiche classiche, i titolari, va bene, tattiche predefinite, offensivo, difensivo, calci piazzati e impostazione e attivazione automatica, va bene. Se a voi piace di più fare con le tattiche, le utilizzate. Io particolarmente sono all'inizio gioco, quindi devo ancora abituarmi un po' al gioco stesso, quindi la vedo un po' difficile per me attivare le tattiche. Poi, la cosa più importante, l'acquisto dei giocatori. L'acquisto dei giocatori non avviene come in Footy, che voi vi mettete i crediti da parte per giocatore e poi lo acquistate. Qui invece la cosa viene un po' a caso. Come avviene? Ve l'ho fatto vedere nel primo video di PES, se non mi sbaglio. Comunque, potete assumere allenatori, ingaggiare giocatori in prestito, ingaggiare giocatori per agente top. Allora, se noi assumiamo un allenatore, abbiamo una scelta, quindi non è una cosa a caso. Abbiamo per esempio questo che si può, vediamo, conferma, ingaggia sempre con continuare? No, per ora no. Abbiamo per ogni giocatore, come potete vedere, il modulo e le abilità gestionali e il loro costo in monete MyClub. Per ora posso solo acquistare tramite GP questi qua. Poi in seguito sicuramente si potrà sbloccare anche gli altri. Poi ingaggiamo giocatore in prestito. Ora abbiamo Lucas, mediano, non mi interessa. E niente di particolare, abbiamo Kun. E questi, c'è la data finale, vedete, se io l'acquisto oggi, che è 2 febbraio, mi scade. Per esempio poi abbiamo la data finale nel quale poi, mi sa, se non sbaglio, si rinnova la lista dei giocatori. Vediamo se io vado a prendere, facciamo insieme, prendiamo Lucas, ingaggiare Lucas, 3.300,
stai per prendere Lucas in prestito, paga con monete GP. Se non mi sbaglio, una volta preso in prestito, comunque rimane nel club. Vedete qui ingaggiato un giocatore in prestito, hai ricevuto 300 punti. Lucas dovrebbe essere Lucas Leiva, il mediano, sì. Vedete, allora aggiunge squadra, aggiunge a membri my club. La durata del contratto è imposta per 10 partite, non prorogabile. Quindi dura 10 partite e basta. Aggiungi a membri my club. Poi possiamo prenderne, vediamo se si può prendere un altro, ma non credo. Infatti. Poi, vedete la data finale, ora ho capito, il 2 febbraio, dopo le 4, ci saranno altri giocatori. Quindi quella è la data finale nella quale poi metteranno altri. Poi abbiamo ingaggio giocatore agente. Allora io per ora ho solo questi due, posizionamento modulo fisso e questi. In pratica vi permetterà di combinare al massimo 3. Poi vedete a destra probabilità di successo accordo. Allora se io metto questo, spingo con la X, c'è la possibilità del 2% di avere un giocatore di 75 o più di overall di rating. Un pochissima possibilità di avere un giocatore da 80 in più, una grandissima possibilità di avere un giocatore da 64 o inferiore, una media possibilità di avere 65-69 e una medio-bassa possibilità di avere un 70-74. Quelle strisce rappresentano le probabilità di ottenere determinati giocatori, però se voi avete più agenti potete fare delle diverse combinazioni. Ad esempio questi due, faccio punti di forza, dribbling e posizionamento modulo fisso. Se noi combiniamo questi due abbiamo più possibilità di avere un giocatore da 75 in più superiore, ma è sempre bassa quella di avere un 80 in più superiore. Diminuisce invece le altre probabilità ed aumentano quelle centrali, che sono 70-74, 75-79 invece è aumentata. Ora io ho solo due agenti, quindi non tanto mi converrebbe. Invece ingaggiare giocatore agente top, questa è è più, diciamo, importante. Perché? Perché vi permetterà di acquistare giocatori più forti. Per esempio, vediamo lì, valutazione giocatore generale di 75 superiore. Abbiamo un 80% di possibilità. Poi abbiamo un 10%, se non sbaglio, di 70-74 e un 10% di 80 superiore. Quindi qua si hanno più possibilità di poter avere giocatori più forti. Per esempio qui abbiamo l'offerta speciale Great Passer con 10.000 GP o 250 monete My Club. Allora facciamo insieme, io pago con monete GP con i crediti normali, i GP, confermiamo. I palloni ci sono, in questo caso ci sono due tipi di palloni. Abbiamo quelli, ci sono gli argento, gli oro e i neri. I neri vi danno più possibilità di avere un giocatore da 80 in su. Diciamo, voi dovete ambire sempre a quelli neri per avere giocatori, grandi giocatori. Quelli argento sono quelli un po' più scarsi. Poi abbiamo anche i bronzo, che sono giocatori i più scarsi, diciamo. Comunque, speriamo di beccare un bel nero. Iniziamo a fermare da ora. Non credo, no. Almeno non l'argento, non l'argento. No, e non ci credo, ma porca miseria ladra di... Ma c'era più possibilità di prendere un oro. No, io ho preso l'argento. Porca miseria. E poi ce l'ho già il portiere, c'ho Neuer. Non mi serve neanche il portiere. Vabbè, comunque avete capito come funziona questa tipologia. Va un po' a caso, va un po' a caso. Però non voglio arrendermi, proviamo con una posizione PT, portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Abbiamo il 100% di possibilità di avere un 75 in più. Quindi proviamo con un attaccante. Sì, sono in vena di spendere GP. Non vi ho detto che i GP per ogni vittoria sono circa 2-3.000. Ogni sconfitta sono 3.000 circa. Quindi voi dovete cercare sempre di vincere le partite, ci mancherebbe. E vediamo se questa volta riusciamo a beccare un bel colore nero. Aspettiamo. Opla! Dobbiamo beccare il nero, non lo becchiamo più. Ma porca miseria, pure qui! Di pochissimo, ragazzi, di pochissimo, di pochissimo. Chi è? Chi sei? Chi ti conosce?
Kazuno, Kazuno. Bah, vabbè. Comunque ragazzi, questo video facciamo terminare qui. Se avete altre domande da farmi, fatele nei commenti. Qui è Giovisport, vi saluta, vi ringrazia e vi chiede se volete vedere una serie, un My Club, una serie, un Road to Division 1, quello che volete voi. Dunque ragazzi, qui Giovisport, vi saluta e vi ringrazia. Ciao ragazzi.